Non è possibile costringere la mente a analizzare e a capire ciò che il cuore non vuole. Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si vuole, ma di voler sempre ciò che si fa. Tutto è più doloroso se ci si pensa. Io non desidero altra vita e non potrei desiderarla, poiché non conosco che la mia. E non c'è grandezza laddove non c'è semplicità, bontà e giustizia. Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo. Quando si ama tutta la persona così com'è e non come si vuole che sia. Più gli uomini crederanno dipendere solo da loro il modificare la propria vita, e più questo diverrà possibile. Per vivere con onore bisogna struggersi, turbarsi, battersi, sbagliare, ricominciare da capo e buttar via tutto, e di nuovo ricominciare a lottare e perdere eternamente. La calma è una vigliaccheria dell'anima. Ciò che conta in un matrimonio felice non è quanto si sia compatibili, ma quanto si sia capaci di gestire le incompatibilità. Un uomo è come una frazione il cui numeratore è quello che è e il cui denominatore è quello che pensa di sé. Più grande è il denominatore, minore la frazione. Raccontare la verità è molto difficile e i giovani di rado ne sono capaci. Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Il denaro non rappresenta se non una nuova forma di schiavitù impersonale, al posto dell'antica schiavitù personale. Per salvarsi, cioè non essere infelici, non soffrire, bisogna dimenticarsi di se stessi. E l'unico modo per dimenticare se stessi è amare. Se i macelli avessero le pareti di vetro saremmo tutti vegetariani. Se il bene ha una causa, non è più bene, se ha un effetto, la ricompensa, pure non è bene. Perciò, il bene è al di fuori della catena delle cause e degli effetti. Noia, il desiderio di desideri. Gli uomini di genio sono incapaci di studiare in gioventù perché sentono inconsciamente che bisogna imparare tutto in modo diverso da come lo impara la massa. Il carattere delle persone non si rivela mai così chiaramente come nel gioco. Non esiste un uomo migliore dell'altro, come non esiste un posto di un fiume più profondo e più pulito di un altro posto in un altro fiume. L'uomo scorre come un fiume. Le donne sono una vite su cui gira tutto. Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d'ombra e di luce. Hanno inventato il rispetto per nascondere il posto vuoto dove deve esserci l'amore. È impossibile figurarsi nella vita un uomo privo del libero arbitrio. Credendo a se stesso, l'uomo si espone sempre al giudizio della gente. Credendo agli altri ha sempre l'approvazione di chi lo circonda.
Un uomo, da solo, non può fare alcun male. Il male nasce dalla disunione fra le persone. In realtà, invece, la nostra vita è costituita soltanto dalla presa di coscienza dell'essere spirituale racchiuso nei confini del corpo. Come una candela ne accende un'altra e così si trovano accese migliaia di candele, così un cuore ne accende un altro e così si accendono migliaia di cuori. Nulla è tanto necessario a un giovane quanto la compagnia delle donne intelligenti. L'uomo ha ricevuto direttamente da Dio l'unico strumento per conoscere se stesso e la propria relazione con l'universo. Questo strumento è la ragione, e nient'altro. Non si può essere buoni a metà. Per essere felice, occorre una cosa sola, amare, e amare con sacrificio di sé, amare tutti e tutto, stendere in tutte le direzioni la tela di ragno dell'amore. Chi ci capita dentro, quello va preso. Io ho risolto per me stesso il problema del senso della vita, dicendomi che consiste nell'accrescere l'amore in se stessi e nel mondo. L'uomo ama, non perché sia suo interesse amar questo o quello, ma perché l'amore è l'essenza dell'anima sua, perché non può non amare. Le conversazioni non rafforzano le buone relazioni ma, al contrario, le danneggiano. Bisogna parlare il meno possibile, specialmente con coloro ai quali teniamo. È cosa meravigliosa questa illusione che abbiamo che la bellezza sia anche bontà. Non vi è che un modo per essere felici, vivere per gli altri. Per il lacchè non può esistere il grand'uomo, perché il lacchè ha un concetto tutto suo della grandezza. Più un uomo vive per l'anima e meglio egli realizza la sua unità con tutte le creature viventi. Vivi per il corpo, e ti troverai solo tra estranei, vivi per l'anima, e tutto il mondo ti sarà familiare.